sono mancato. Il secondo teorema, sull'immersione dell'ordine di derivazione. Allora, cosa dice questo teorema? Questo teorema, anche questo, lo facciamo in generale, indenziato, e poi lo dimostriamo solo in R2, che la dimostrazione è perfettamente analoga. Oh, per esempio, la dimostrazione del teorema differenziale totale nel caso n dimensionale cosa prevedeva? Prevedeva che invece di fare quel trucco di aggiungere e sottrarre una volta, lo dovevo fare n-1 volte, una per ogni cordi. Alla fine mi venivano n pezzi, però ciascuno di questi pezzi andava a zero, perché ciascuno di questi pezzi era una differenza tra la derivata iesima calcolata in due punti, che però uno era il punto fisso e l'altro era un punto che si avvicinava a questo. Siccome le derivate sono tutte continue, adesso facciamo la stessa cosa qui, cioè una cosa analoga, cioè enunciamo il teorema nel caso generale. Cosa dice questo teorema? Dice che se io ho F, esistono la derivata seconda di F rispetto a x con i rispetto a x con j in x, la derivata seconda di f rispetto a x con j al contrario, prima rispetto a x con j poi rispetto a x con x, per ogni x appartenente a un intorno di x con 0. Qui poi vedete uso la notazione di Rn, quella generica, lo 0 lo metto in alto, x è il punto generico, x con i sono le coordinate. Poi dobbiamo supporre che il limite è x che tende a x con 0 della derivata seconda di f di x con j di x con i, x sia uguale alla derivata seconda di f calcolata in x con 0. E poi limite e x che tende x con 0 la derivata seconda di f calcolata rispetto a x con j con x è uguale alla derivata seconda di f con j con x calcolata x con 0. Quindi le due derivate che sono interessate alla questione devono esistere intorno del punto ed essere continue nel punto, come al solito. Allora, quindi tesi, allora, e le due derivate sono qua. Quindi le derivate seconde devono esistere interessate, quelle che ci interessano, le altre possono anche non esistere. Insomma, questo teorema ha delle ipotesi specifiche solo sulle derivate che ci interessano. Il corollario sarà quale? Che se la funzione è di classe C2 in tutto A, che è un aperto, allora tutte le derivate seconde diciamo si possono scambiare come ordine di derivazione. Nel caso due dimensionale, quanti sono le derivate seconde che si possono scambiare? Una sola, cioè derivata seconda fatta prima rispetto a x poi rispetto a y, oppure prima rispetto a y poi rispetto a x, ok? Che si chiama derivata seconda mista.
gamma mista in generale in Rn la derivata ennesima fatta una volta rispetto a qualunque coordinata, quella là è importante in probabilità, che se avete un vettore di variabili aleatorie, quella o quella che è integrata vi dà ok. Allora, dimostrazione. La dimostrazione la facciamo, la svolgiamo solo nel caso n uguale 2. Quindi stavolta il punto è x con 0, y con 0, quindi sappiamo che esistono derivata seconda di f rispetto a x e poi rispetto a x in xy, e derivata seconda di f fatta prima rispetto a x poi rispetto a x in xy, per ogni xy appartenenti a u di x con 0, y con 0. Il punto particolare adesso si chiama x con 0, y con 0, vedete che lo 0 sta messo in basso. Poi sappiamo che quando xy tende x con 0, y con 0, quando xy tende x con 0, y con 0, questa tende alla derivata seconda di f fatta prima rispetto a x, poi rispetto a x, in x con 0, y con 0, e questa tende alla derivata seconda di f fatta prima rispetto a x poi rispetto a x calcolare x con 0 y con 0. Quello che vogliamo dimostrare, queste sono tutte ipotesi, ho particolarizzato le ipotesi, cosa vogliamo dimostrare? Che qua vale uguale, questo è quello che dobbiamo dimostrare, chiaro? Allora, per dimostrare che vale uguale andiamo a fare la seguente costruzione. Io prendo t tale che t in valore assoluto per allora prendo b x, diciamo delta maggiore di 0, tale che b x con 0 y 0 di raggio delta sia contenuto in u come prima in u di x con 0 y 0. Poi prendo un t tale che il valore assoluto di t sia minore di delta su radical 2. Ok? Allora, questo perché? Perché così se prendo x con 0 y con 0, adesso cosa prendo? Mi sposto come prima, soltanto che stavolta mi sposto della stessa quantità. Potrei anche spostarmi due quantità diverse, però in realtà è più comodo farlo della stessa quantità, perché non inficia il ragionamento ed è più semplice, i calcoli sono un po' più semplici. Quindi qua mi sposto nel punto di coordinate x con 0 più t, y con 0 più t. Prima incremento la x, poi incremento la y. Oh. Anzi, in realtà è bene costruire tutti e quattro questi punti qua. Quindi questo è il punto x con 0 e y con 0. Questo è il punto di coordinate. Vediamo se avete capito qualcosa. X con 0. Questo è il punto di coordinate. X con 0. Qui è con y con 0. Qua incremento niente. Qua incremento solo la x. Qua incremento solo la y. Qua incremento tutto. Oh, la cosa importante è che siamo all'interno di b x con 0 y con 0 raggio delta che sta all'interno di u che sta all'interno di a, quindi non siamo usciti fuori dal dominio. Questo per lo stesso motivo di prima, no? Se andate a fare la distanza viene minore di delta, la distanza minore di delta vuol dire che siamo nella sfera di raggio delta. Se la sfera di raggio, siamo all'interno di una sfera di raggio delta, siamo all'interno di U. Ma se siamo all'interno di U, siamo all'interno di A. Intorno lo prendo contenuto in A. Quindi
quindi non sono uscito. È chiaro, se esco fuori io non ci posso calcolare. Chiaro? Adesso cosa devo andare a fare? Anche qui devo andare a fare, a prendere una quantità ausiliaria. Questa quantità ausiliaria la scrivo qua, qua cancello. La chiamerò quantità che dipende da t, la chiamiamo S di t. Sul libro dove ho studiato io si chiamava A di t, ma come A si chiama l'aperto, mi cambio nome. Adesso andiamo a scrivere qual è questa quantità. Allora, questa quantità la chiamo R di T. E chi è? È il valore della funzione in x con 0 più t, y 0 più t, meno il valore della funzione in x con 0, virgola y 0 più t, meno il valore della funzione in x con 0 più t, virgola y 0, più il valore della funzione di x con 0 y 0, tutto fratto t uguale. Cioè, se torniamo alla nostra figura, noi dobbiamo calcolare la nostra funzione, il numeratore cos'è? Sono i valori della funzione qua e qua presi col segno più, qua e qua presi col segno meno. Questa, se ci fate caso, è una differenza di differenze, una differenza di incrementi. Questo è l'incremento della funzione da questi due punti. Questo è l'opposto dell'incremento della funzione da questi due punti. Quindi questo è una differenza di incrementi. Questo. E poi viene divisa sotto per t quadro, perché questo è ogni volta lo spostamento di t in una e nell'altra, quindi è come se fosse l'incremento dell'incremento, il rapporto incrementale del rapporto incrementale. Una volta fatto rispetto a x, una volta fatto rispetto a y. Quindi in qualche modo da ciò si può intuire che questo è parente a una derivazione. Perché? Allora, adesso per vedere, verificarlo praticamente, cominciamo a introdurre una funzione ausiliaria. Allora, cominciamo a fare h di s. H di s chi è? Oppure g di s. F di x con 0 più t, virgola y 0 più s, meno f di x con 0, virgola y 0 più s. Allora, potete osservare che R di T si può scrivere come G di T meno G di 0 fratto T quadro per T. Quando al posto di S ci metto T, viene F di x con 0 più T, y con 0 più T meno F di x con 0, y con 0 più T, vengono i primi due pezzi. Quando al posto di t ci metto 0,
mi viene f di x con 0 più t y 0 meno f di x con 0 y 0, ma col meno davanti mi fanno esattamente gli altri prodotti. Quindi scrivere questo è la stessa cosa. Ma allora questo a chi è uguale? Se questa è una funzione di una variabile e risulta derivabile, sempre usando Lagrange, questo che cos'è? È G' in un punto x1 per t fratto t4. Allora una t si semplifica, allora G' di x1 fratto t, dove x1 sarà un punto che dista allora la S va tra 0 e T, quindi x1 in valore assoluto sarà minore di T. Ah, scusate, qua sì. Ma chi è G' di x1? Allora, G' di S non è altro che la derivata di F fatta rispetto alla S. Dove sta? Da dove compare? Nella X o nella Y? Ah, nella Y, quindi devo derivare rispetto a Y. Fatta di X con 0 più T Y 0 più S meno derivata di F rispetto a Y fatta di X con 0 più Y 0 più S. Ma tu devi dire rispetto a S, non rispetto a Y, è la stessa cosa, perché S e Y differiscono ognuno allo stato. Okay. Beh, allora se ci metto x1, qua mi viene x1, qua mi viene x1, qua mi viene x1. Ma allora cosa posso dire? Beh, questo non è altro che la differenza, cioè se voi prendete adesso la funzione df in dy, calcolare x con 0 più s y 0 più x1, e questa chiamata la chiamiamo tutto, chiamiamo G1 questa, G1 ok? Questa la chiamiamo H1 di S. Beh, allora questo qui chi è? Non è altro che H1 di T meno H1 di 0 fratto T. Se ci metto T mi viene questo, se ci metto 0 mi viene questo, e quindi faccio la differenza e divido. Ma quindi sempre per Lagrange, se questa funzione fosse derivabile, se questa funzione fosse derivabile, a chi dovrebbe essere uguale questo? Chi sarà uguale questo? Sarà uguale ad H1' calcolato in eta1, perché sarebbe H1' calcolato in eta1 per T fratto T, T e T sempre. Sempre per la grande. Ma chi è H1' calcolato in S? Beh, devo fare la derivata di questo. Stavolta però la S compare dalla parte della X, quindi derivare questo rispetto a S o derivare questo rispetto a X è la stessa cosa, perché S e X differiscono per la stessa cosa. Quindi devo fare la derivata seconda di F fatta prima rispetto a Y poi rispetto a X, calcolata dove? Calcolata, questo punto è fisso, e qua devo calcolare X con 0 più S virgola Y 0 più X. Ma quando ci vado a mettere qua eta 1, qualcosa mi viene, la derivata seconda di F fatta prima rispetto a Y
poi rispetto a x calcolare x con 0 più y da 1 virgola y con 0 più z1, dove y da 1 in valore assoluto è minore di t e z1 in valore assoluto è minore di t. Quindi effettivamente si è verificata la profezia, cioè effettivamente tutto questo rapporto qui è parente, non è parente, è proprio una derivata seconda. Calcolata dove? Calcolata in un punto di questo quadrato, perché x1 è compreso tra 0 e t, x2 è compreso tra 0 e da 1 è compreso tra 0. Questo è il punto x con 0 più y da 1 y0 più x1. Allora, qua posso siccome questi li ho scelti io, l'ho scelto positivo, qua non è, posso scrivere proprio così, compreso da 0 t, e t l'ho scelto positivo, qua non mi interessa, che non devo fare il limite dove il punto è generico, qua mi interessa solo, già lo so che esistono i limiti sul continuo, devo soltanto dimostrare che queste due derivate sono uguali, quindi t lo posso scegliere benissimo così. Benissimo, allora ricordiamo il tutto qua, dimenticandoci tutti i passaggi intermedi, questo è sempre uguale a r di t, ok? Però io posso fare una cosa analoga, vi faccio solo l'inizio per farvi capire che funziona. Posso prendere un'altra funzione ausiliaria che chiamerò h2 di s, che sarà f di x con 0 più t virgola y con 0 più s. Allora questa quantità qua r di t è anche uguale, lo scrivo qua sopra, beh, se ci fate caso questa qua è uguale esattamente ad h2 di t meno h2 di 0 fra t di 4, cioè h' 2 di eta 2 fratto t. Ah, scusate, qua ci manca meno f di x con 0 virgola y con 0 più s. Perché? Allora, vedete un po', se qua ci metto t mi viene f di x con 0 più t y con 0 più t meno f di x con 0, no, mi vengono sempre i primi due. Allora ho sbagliato qualcosa, la sì, perché quella è stata fatta prima rispetto a y, allora qua devo fare il contrario, devo fare g2 di s, no, h2 di s con 0 più s con 0 più t x con 0 più s, okay. Allora quando ci metto y 0 al posto di s ci metto t, mi viene il primo pezzo meno il terzo pezzo, stavolta non il primo meno il secondo, ma il primo meno il terzo, ma funziona qua. Quando ci metto 0 mi viene il secondo meno il quarto, quindi col meno davanti mi vengono esattamente gli altri, il secondo e il quarto pezzo, cioè viene il secondo col più meno il quarto col meno, siccome il secondo sta col meno e il quarto sta col più, otteniamo questa differenza qua. Ma questa differenza qua, sempre utilizzando Lagrange, sarà uguale alla derivata per t, t fratto t quadro si semplifica e rimane uno, come prima,
soltanto che stavolta chi è h'2 di s? Di eta 2, dove eta 2 anche qui è un punto compreso tra 0 e qui. Allora che succede? Chi è h'2 di s? Questo è uguale. S dove si trova? Si trova dalla parte di x, quindi derivare rispetto a questa variabile, questa qui rispetto a s, è come derivare questa rispetto a s. Quindi qua mi viene la derivata parziale di f rispetto a x, calcolata in x con 0 più s, y con 0 più t, meno la derivata parziale di f rispetto a x, per derivare di questo, x con 0 più s, y con 0. Quindi qua mi viene uguale la derivata parziale di f rispetto a x calcolata in x con 0 più eta 2 virgola y con 0 più t meno la derivata parziale di f rispetto a x calcolata in x con 0 più eta 2 virgola y con 0 tutto fratto t. Allora il secondo passaggio non lo scrivo per esteso, ma anche qua, prendendo come funzione ausiliaria questa derivata parziale calcolata di x con 0 più eta 2 y con 0 più s, anche qua, riapplicando Lagrange, cosa mi verrà? Che questa qua sarà uguale, lo scrivo qua, perché è sempre r di t, è derivata seconda di f calcolata prima rispetto a x e poi rispetto a y in x con 0 più eta 2 y con 0 più x2. Quindi praticamente che succede? Che quella r di t, cioè la stessa, identica, precisa, intifica, direbbe Camilleri, quantità, la stessa quantità, usando le funzioni ausiliarie in ordine inverso, mi viene uguale alla derivata seconda calcolata in un altro punto. Ok, invece di venire x con 0 più eta 1, y con 0 più x1, mi verrà un altro punto. Però la cosa importante è che tutti i punti stanno all'interno di questo qua quadrato. Ok? Perché? Perché come eta 1 è compreso tra 0 e t, e x1 è compreso tra 0 e t, anche eta 2 sarà compreso tra 0 e t, e x2 sarà compreso tra 0 e t. Allora, questa r di t è uguale a questo, a questo e a questo. Ok? Ora, cancello questo pezzetto sopra perché mi serve un pochino di spazio, cancello solo questa riga qua. Adesso cosa farò? Faccio tendere t a 0. Ma quando t tende a 0, che succede a eta 2 e a x2? Tendono a 0 tutte e due. Perché se vi ricordate, t tende a 0, eta 2 sta in mezzo tende a 0, x2 sta in mezzo tende a 0. Quindi questa derivata chi tende? Cancello pure quest'altro lì, se no si fa confusione. Ok, quindi tutto questo qua di sinistra tende alla derivata seconda di f fatta rispetto prima a x e poi a y calcolata 2 x con 0 y con 0. Perché? Perché noi sappiamo che queste derivate seconde, allora tutte le derivate di cui abbiamo parlato fino a ora esistono. Perché? Noi sappiamo quali derivate seconde esistono in U, ma noi non siamo usciti da U, e quindi per esistere derivate seconde bisognava che esistessero pure le derivate prime, no? Se no come lo faccio la derivata seconda? Quindi, non solo, ma io so che le derivate seconde sono continue. Quindi quando questo tende a 0, questo tende a 0, questo punto tende a x con 0 y con 0. Allora quando questo punto tende a x con 0 y con 0, la derivata seconda calcolata qua tende alla derivata seconda calcolata. Idem dall'altra parte. Qua succede che eta 1 x1 tende a 0 0
E quindi questo tende alla derivata seconda di f fratto, scusate, fatta prima rispetto a x e poi rispetto a x, calcolato il contesto. Però queste due quantità erano uguali. Allora, questa tende al limite L1 e questa, vabbè, chiamiamo questa L1 e questa tende al limite L2. Ma se erano uguali, i limiti saranno uguali. Gli RT tende a questo limite L, sia uguale sia a questo. Come sono uguali in partenza, hanno limite entrambi, sono uguali pure in arrivo. È chiaro? Sì. È semplice il teorema. Infatti questi qua sono teoremi semplici, non sono teoremi complicati. Ok, allora facciamo un attimo il quadro della situazione. Noi adesso riepilogo, facciamo un ennesimo riepilogo. Abbiamo introdotto le funzioni di più variabili. A me spesso cosa interessa? Interessa, per esempio, un problema tipico dell'analisi è massimizzare e minimizzare la funzione. Quindi andare a vedere, o per esempio vedere dove una funzione sale, dove una funzione scende, cioè andare ad analizzare le variazioni della funzione. Così io vedo se la mia funzione ha valori più grandi o più piccoli. Immaginate, ripeto, una situazione di produzione economica nella quale io voglio aumentare il profitto, mi voglio spostare dall'attuale situazione in una situazione in cui il profitto sarà maggiore, non in una situazione in cui il profitto sarà minore. Chiaro? Bene. Allora, per capire questo fatto, per capire con più variabili, ovviamente la situazione è più complicata di una variabile. Una variabile è molto semplice. E mi sposto a destra, vedo che le cose peggiorano, allora mi sposto dall'altra parte per stare le cose migliori. Se poi vedo che le cose peggiorano tutte e due le parti, vuol dire che stavo nel punto di massa. Più o meno questa è. Poi ovviamente ci sono tutte le eccezioni del caso. Però questa è. Se io mi sposto a destra la situazione è peggiore, se mi sposto a sinistra la situazione peggiora, sto in un massimo locale, questo è sì. Se la funzione è almeno continua, sto in un massimo locale. Qua è più complicato perché potrebbe succedere che io mi sposto a destra innanzitutto in quale variabile, le variabili in chiaro sono due. Allora magari mi sposto a destra nella x la situazione migliora, mi sposto a destra a sinistra nella x la situazione peggiore, va bene, allora qua significa che devo andare a destra nella x. Però per esempio nella y, allora mi sposto a destra la situazione, cioè aumento la y, la situazione migliore, mi sposto a sinistra la situazione peggiore, allora vuol dire che devo incrementare possibilmente sia la x un po' anche la y, poi bisogna capire di quanto l'una e di quanto l'altra. Però può succedere che in una delle due variabili sto sul massimo, quindi in ogni caso mi conviene, per non complicare troppo la situazione, analizzare la situazione separatamente, cioè faccio incrementi separati nella x e nella y. Fare questi incrementi significa andare a fare le derivate parziali. Allora, dice, come sono collegate le derivate parziali al comportamento della funzione? In generale mi dicono molto poco, perché mi dicono le derivate parziali, se lo voglio applicare a tutte le funzioni, mi dipendono soltanto dal comportamento sulla funzione, soltanto quando io mi sposto parallelamente agli assi coordinati. Però, in realtà, per molti tipi di funzioni, cioè quali funzioni? Le funzioni differenziabili. Se io conosco le derivate parziali, conosco anche il comportamento, conosco il gradiente, ma per le funzioni differenziabili, sempre per quelle, non per tutte quante le funzioni, se la funzione è almeno differenziabile,
io so che se mi muovo nella direzione data dal vettore ni, l'incremento al primo ordine è dato dal prodotto scalare tra il gradiente e il ni. Quindi solo il gradiente mi serve. Quindi mi serve sapere A, che è la funzione differenziata, B, a quel punto mi passa il gradiente. Chiaro? Ok. Allora, come si fa a vedere se la funzione è differenziabile? E come si fa a regolarsi sulle derivate parziali? La risposta l'abbiamo data. Per vedere se una funzione è differenziabile ti vai a vedere se è C1, quindi le derivate parziali tutte le devi poter fare non solo in quel punto ma in tutto un intorno e devono risultare continue. Se sai questo, sei sicuro, le ipotesi sono sufficienti ad assicurare che la funzione è differenziabile. Quindi così si verifica praticamente che la funzione sia differenziabile. Non solo, se poi la funzione è anche per esempio C2, siccome ci stavano anche le derivate di ordine superiore, anche quelle serviranno per il calcolo dei massimi e minimi, per esempio almeno le derivate seconde possono servire. Le derivate seconde sono n quadro. La matrice della derivata seconda, poi vedremo, si chiamerà matrice hessiana. Però se le derivate seconde sono continue, anche lì, che succederà alla matrice hessiana? Cosa ci dice il teorema di Schwarz? Che la matrice hessiana sarà una matrice simmetrica. Adesso 2 per 2 è simmetrica, vuol dire soltanto che, allora dal punto di vista vostro, questa è la diagonale principale, quindi che questi due elementi sono uguali. Ok? Se la matrice è, la funzione è su tre variabili, la matrice hessiana è 3 per 3, vuol dire che i tre elementi che stanno di sotto della diagonale principale sono uguali ai tre elementi corrispondenti all'altra parte che stanno di sotto della diagonale. Ok? Quindi questi sono i due punti fondamentali che abbiamo fissato. Poi i problemi ce ne stanno tanti, perché? Per esempio, ma perché consideriamo domini sempre aperti? In realtà il dominio, quando lo andremo a fare, non è aperto. A volte, per esempio, l'avete visto ieri, no? L'altro giorno, cioè aveva un pezzo di frontiera sì, un pezzo di frontiera no. Ovviamente molte delle cose che diciamo si possono estendere anche al caso in cui il dominio sia la chiusura di un aperto oppure abbia pezzi della frontiera stiano nel dominio. Però noi qua stiamo facendo dei ragionamenti di carattere locale. Quindi sia il teorema del differenziale totale sia il teorema di Schwarz sono di carattere locale e va benissimo che siano, che ci mettiamo su un aperto, perché così tutti i punti sono interni. Però uno dice, quando andremo a fare i massimi e i minimi di funzione, dove si vanno a fare i massimi e i minimi di funzione? Dov'è che vale il teorema di Weierstrass? Il teorema di Weierstrass dice che se una funzione continua è definita su un compatto, su quel compatto ci sta massimo e minimo. È un compatto chiuso. Dice, ma allora tu sei scemo, perché c'è molto si è messi in aperti proprio esattamente quello che non serve che poi serve di chiuso. No. No. Dove valeva il teorema di Fermat? Nei punti interni. Allora, le condizioni per trovare i punti di massimo e minimo locale valevano nell'interno. E tutto quello che stiamo a fare noi sarà per trovare le condizioni di massimo e minimo locale. E varrà nei punti interni. Quando andremo a fare il massimo e minimo su un insieme compatto, per esempio su un disco chiuso in R2, ci sarà la parte interna e lì si fa un ragionamento e ci sarà la frontiera e lì si fa un altro ragionamento. Perché non si vedeva questo in analisi 1? Perché la frontiera era, se un intervallo erano due punti, quindi tu ti facevi il ragionamento nella parte interna per trovare il massimo e il minimo locale, poi ci mettevi f di a, ci mettevi f di b, vedevi il più grande, vedevi il più piccolo, hai fatto massimo e minimo. È chiaro, mo? Quindi questi ragionamenti li stiamo facendo, stiamo impostando tutto un certo discorso perché vogliamo arrivare a trovare
delle condizioni per capire se un punto è di massimo o minimo locale usando le derivate prime e le derivate seconde. Ma dove? Nei punti interni, nei punti di frontiera, il discorso è completamente diverso e si dovrà affrontare con un metodo diverso che faremo sempre in questo corso, ma un po' più avanti. Chiaro? Non del tutto, però penso che qualcosa dovrebbe essere arrivato. Quindi, perché stiamo facendo il discorso tutto su aperto? Perché a me interessano i punti interni del dominio, del vero dominio. Questo è qua. Ok? Mo ci riposiamo altri 5 minuti, dopodiché nella terza ora andremo a fare la notazione per le derivate e un po' di esercizi.